dato questo bel gruppo, vogliamo un attimino partire con un filone che abbiamo inaugurato noi. Abbiamo inaugurato i riconoscimenti. Da un'idea di Gianluca Andretta siamo partiti con l'eccellenza gaetana, cioè siamo andati a selezionare quali sono i personaggi che sono residenti a Gaeta e che si sono contraddistinti per meriti civili, scientifici, professionali e non solo. In questo caso però c'è anche il comune che ha approfittato di questo per affiancare all'eccellenza gaetana, quindi a questo nostro riconoscimento, un suo riconoscimento. Quindi io chiamo qui sul palco il nostro sindaco, il nostro buon Cosmo Vitrano, dottor Cosmo Vitrano, perché vogliamo premiare il nostro... Ciao sindaco, vediamo del tu, il sindaco che si fa dare del tu, bene. Il problema non è dare del tu, il problema è fare i fatti, è un'altra cosa. Benissimo, benissimo. Allora, noi vogliamo parlare di Verone Salvatore, in questo caso è un brillante poliziotto che si è contraddistinto sin dall'inizio della sua attività, sin dal 1973, e durante il suo servizio, che è stato servizio, e durante un momento di disordine pubblico, è stato colpito purtroppo al petto nel 1974 da un proiettile vagante. Quindi dopo un lungo periodo di convalescenza, è riuscito a rientrare in servizio, ha continuato a servire la nostra patria e in questo momento è in quiescenza, cioè è in pensione. E ha avuto moltissimi riconoscimenti, cerchiamo di ricordarne qualcuno, nel 1980 ha avuto il distintivo d'onore, dove le voglia il Verone però deve un attimino sintetizzare. Nell'anno 94 dal capo della polizia veniva dichiarato vittima del terrorismo. Nell'aprile del 2009 è stato insignito della medaglia d'argento. Il 9 maggio 2011 è stato insignito di onorificenza della medaglia d'oro per le vittime del terrorismo, sulla proposta del ministro dell'interno della presidenza della Repubblica. E il 2 giugno 2011, in Latina, in occasione della festa della Repubblica, è stato insignito la medaglia d'oro per le vittime del terrorismo. Poi, naturalmente, il Vellone, Salvatore Vellone, l'agente di polizia, ha proseguito qui a Gaeta, continuando a collaborare con diverse indagini e riuscendo a collaborare sgominando diversi clan malavitosi e contenendo la criminalità. Io chiamerei anche l'assessore Di Biagio, perché abbiamo visto, mi perdoni, qui sul palco, e davvero è il nostro buon Salvatore Vellone. Buonasera a tutti, grazie per tutta la cittadinanza che hai dato. Ringrazio il signor sindaco per questa manifestazione veramente tanto importante, che ha partecipato anche l'assessore Sabina Vitrano. Quindi ringrazio a tutti voi che veramente ci state donando questa serata immemorabile. Quindi ringrazio tanto Gaeta, perché sono 38 anni che sto in questa città, quindi sono innamorato. E poi mia moglie è gaetana, quindi lascia immaginare la gioia di stare in questa grande famiglia di Gaeta. Grazie a tutti e buona serata. Beh Salvatore, io veramente con onore ti concedo questo piccolissimo riconoscimento, perché credo che Salvatore il riconoscimento più grande se l'è conquistato durante il periodo delle sue attività lavorative, perché poi non ci dobbiamo dimenticare delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, che ogni giorno sono per strada, cercano di preservare, garantirci la sicurezza del cittadino. E con l'occasione voglio ringraziare la dottoressa De Bellis, che è appunto colei che coordina tutte le forze di polizia qui a Gaeta, e così tutti i suoi colleghi che ogni giorno sono per strada. Grazie Salvatore, complimenti per quello che fate per voi, complimenti perché tra l'altro lui in questo riconoscimento e questa dimostrazione del suo grande valore l'ha avuto, se non ricordo male, non solo per le sue attività svolte a Gaeta, ma per le attività svolte durante una manifestazione a Roma, quindi al di fuori della nostra città, quindi una persona che si è sempre resa disponibile a girare e a disposizione di tutti i cittadini del nostro territorio italiano. Grazie Salvatore. Questa è la dedica a tutti voi, grazie. Voglio vedere il microfono.
taglia, adesso il telefono si voleva mettere anche il microfono. Allora, approfittiamo, adesso c'è da arrivare un altro poliziotto che si è distinto questa volta nell'ambito del campo sportivo. Addirittura qui a Gheira abbiamo una medaglia d'oro al titolo di campione europeo senior nel giugno del 2010, luglio 2010 campione individuale con ultimo punteggio quasi al massimo, vincitore della gara con il massimo punteggio nell'altra sezione medaglia d'oro a squadre. Febbraio 2011, campione del mondo mondiale attiva a volo specialità fossa universale, campione del mondo attiva a volo specialità fossa universale sempre a Durvezza nel luglio 2010, medaglia di bronzo mondiale universitario di tiro a volo, campione del mondo delle forze armate e campione di sala dello sport tiro a volo, e sempre nel febbraio 2012, medaglia d'oro al valore, insomma, è sempre campione del mondo. Non ci possiamo sbagliare, quindi un campione del mondo qui a Gheira, e quindi la amministrazione ha pensato benissimo di premiare di fronte alla società così numerosa questo nostro personaggio, questa persona così illustre che comunque si è contraddistinta nell'ambito sportivo, non solo perché comunque non fa soltanto il tiro, ma fa soprattutto qui. Non so se vuole aggiungere le parole all'assessore. Buonasera a tutti, auguri se non ci siamo già scambiati, felicissimo di essere qui con voi. Del resto poi anch'io indosso una divisa, quindi vedere un collega che prende un premio anche per un'altra attività, perché tra l'altro l'ha detto lui, fa il poliziotto. Quindi sapete che Gheira tra l'altro ha anche un grosso comparto navale, quindi abbiamo molte altre specialità, ma andiamo, spicchiamo anche, diciamo, nel nostro territorio per queste specialità. Quindi un collega al quale io tribunerei un doppio applauso, perché lui oltre a fare il poliziotto porta avanti il nome di Gheira anche per queste altre attività, e sicuramente, cosa dirgli, portaci altri premi, altri campionati, e noi ti daremo un'altra parte. Grazie e tanti auguri a tutti. Si deve aggiungere sicuramente qualcos'altro. L'impegno che deve prendere voi qui è che nel 2016 ce lo vediamo alle Olimpiadi. Questo deve essere il regalo più bello della nostra città. La situazione culturale e tradizione, tutti voi che siete qui presenti per questo premio, sicuramente il nome di Gheira lo porterò avanti nel mio sport e in tutte le cose che faccio, sia personalmente sia con l'amministrazione della consiglia. Ringrazio tutti, buona serata e di nuovo auguri a tutti voi. Grazie. Bene, allora passiamo a quello che questo sono i premi che l'amministrazione comunale ha pensato bene di voler assegnare a due poliziotti che si sono